Scusate, una piccola nota personale, ma come diceva Totò, siamo uomini, non caporali. Correva l'anno 1953. Da quelle finestre lì al secondo piano, che avevo 6 anni, e certo è questo che ho fatto per lui, che è partigiano, basta per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, basta per la libertà. Io penso che un applauso ce lo mettiamo. Il corteo lì veniva con davanti le donne coraggiose, con scritto vogliamo il pane per i nostri bambini. Da quella finestra del secondo piano, un operaio vestito di marrone che rompe una cassetta di frutta alla tempesta a un certo commissario Rinaldi. Si scatenarono le cariche con gli migranti. Lì c'era Palazzo Lannozzi, ancora distrutto dalle bombe, c'erano i portici, anche qui ci furono scontri per tutta la sera. Non è che sappiamo l'estetica degli scontri, quei operai alla fine hanno perso. Ci sono vecchi compagni che ricordo con rispetto quando ero un ragazzino dei giovani comunisti. Vecchi compagni che hanno creduto a un sogno e beh, sono emigrati, si sono arrangiati, senso di orgoglio e di rispetto di sé. Qui adesso passiamo sotto la nuova sede